a 24 ore la nostra disavventura. Vi voglio raccontare l'epilogo di questa esperienza triste e paradossale. Dopo le comunicazioni di ritardi, avevamo avuto la notizia che era stato riprogrammato il volo con certezza, che era stata garantita l'arrivo di un volo di Volotea, di un aereo di Volotea alle 17:30 con la partenza alle 18 da Palermo per Lourdes. Effettivamente ci è stato comunicato poco prima delle 17 il cambio del gate e l'arrivo del nuovo volo di Volotea. Abbiamo visto atterrare l'aeromobile, eravamo tutti in fila, tutti i passeggeri, quindi sia noi trapanesi che altri passeggeri di Palermo e qualcuno anche francese che doveva rientrare a casa, circa 150 persone. Abbiamo aspettato tutti in fila al gate dove non c'era nessuno, c'era solamente l'assistenza speciale per un disabile che abbiamo nel gruppo. Il volo di Volotea era in pista. Era, diciamo, in postazione con la scaletta pronta, con i bagagli che stava imbarcando, ma al bancone del gate non c'era nessuno. Dopo diverse vicissitudini, poi l'aereo praticamente è ripartito vuoto e quindi siamo rimasti a terra. E dopo l'intervento della polizia, dei carabinieri e del personale dell'aeroporto ci hanno comunicato che il volo è stato cancellato dopo l'hotel. Adesso stiamo tornando tutti nelle nostre case, stanchi dopo appunto 24 ore esatte, nello stesso posto dove siamo arrivati ieri, che tranne la differenza è che ieri era al buio, adesso c'è un po' di luce, sperando che torni la luce anche in altre situazioni.